Ciao, sono di nuovo qui, sempre davanti alla statua del Gundam. Continuo il mio tour dentro i negozi. Prima vi ho fatto vedere il Gundam Café, adesso vi faccio vedere il Gundam Front, questo qui, sempre con telecamera nascosta. Adesso mi preparo ed entro dentro. Bene, faccio vedere fuori. Guardate che belle Sigur. Quello bello grande viene 8.000 yen. Quello grosso viene sempre 8.000. Poi ci sono questi 2005, 2008, 6.000. Ma qui sono veramente belli. E anche sopra. ¿5.900 yen? Questo non è una limited edition. Vengono tutti dalle 12.000. Questo viene 12.000, che è questo, che è bello che è. Poi questo. No. È lo stesso, più è simile, più piccolo, e viene 1.200. Questo viene 8.000, ma è grosso, molto grosso. 9.000, ma è grosso anche questo. ¥30.000 questo, è una bestia. Grosso. È larga anche la scatola. È per qua prodotti proprio. Sì, no, qua non. Poi ne hanno pochi anche. Ma lo stesso da chiamare il meno quello più. 4.000. Bello, per metterci i fogli. Viene 600 yen. Io così in euro. Sì. O poco meno. 70-80, però sono belli, guarda, questo è da. Li comprai solo per la confezione. Spettacolo, questi sono dolci. Credo. No, non si capisce cosa sono. Questi sì. Dolcini di Gundam. Ci sono anche le patatine sopra. Questi sono biscotti. Biscotti. Anche sotto ci sono biscotti. Non aprire l'asciugamano di Gundam, però è da comprare. No, ma è piccolino. No, vabbè, niente. Questo cos'è? Gundam Front è un asciugamano piccola piccola. Le patatine di Gundam, però è grande la confezione. 900 yen. Questo cos'è? Sembra vuota la scatola, in qualche cosa di piccolo. Bellissimi Gundam anche qui. Belle confezioni. Fights, Mega Fights Modern. 8.000 yen. Siamo via. Gundam, Gundam, sotto è pieno di modellini, eh. Pieno.
guarda qua quanti ce n'è, 2008 neanche, 2800 yen anche di qua. Questo e quello là, anche quelli piccoli sono alti. Questi? Non sono alti di prezzo. Ah, sì. Sono troppo alti di prezzo. Perché qua sono tutti il doppio. Per via della statua. Sì, sì, sono tutti circa. Belli questi. 2005. Ma poi le scatole sono marchiate con Gundam Front. Sì, le confezioni sono marchiate con Gundam Front. Sono confezioni personalizzate, per quello che ho fatto. Questa no? Questa è me, è così crow. Questa costa tanto normalmente, ma non viene 12.000. Sotto? Quindi guarda in televisione, sì. Che fa vedere come si montano. No, lì forse come li fanno. Cioè li colorano senza staccarli dal pezzo. Lì è come li fanno, credo. Li colorano senza staccarli dal pezzo. Ricordiamoci di andare qua. Bello. Ne ho già messo nessuno uno di tutti. Ne è già tanti, vero? Eh sì, ce ne 50.000 modelli. Già uno di tutti. Guarda qua. $1.900. Subito, è 50-60.000 qua. Euro. 50-60.000 yen. Ah, 2, 2, 1, 30 sono già 60.000 yen. Di questi qua piccoli. Va bene. Però lui mediamente ce l'ha più alto. Video di Gundam. Non oso immaginare quanti pezzi abbia per montarlo così. Tanti. È vero? Andiamo. Arrivato. Bene. Food and front. Il mio amico dice che si chiama Gundam Front perché è di fronte al stato del Gundam, chissà se è così, non lo credo proprio. Sì, è per quello. Ma va, ma sicuro. Cosa significa di fronte? Sì, ma lo sa l'inglese almeno. Sì, ma non c'è, qua è inteso come giapponese. No, è inteso come di fronte. Di fronte al Gundam, di fronte alla statua del Gundam. Vabbè, sì, può darsi che lui abbia ragione. Gundam Front. Semplice la cosa che non può essere diversa. Il Gundam è qui. Ora vi saluto e ci vediamo. Dovrei andare a cercare il ristorante di One Piece, ma così vado a mangiare che ho fame, io e il mio amico, e ci vediamo più tardi. Ciao, seguitemi su Facebook, la mia pagina Japan Otaku Paradise, il Giappone nel cuore, mi raccomando. E su YouTube cliccate iscrivetevi. Ciao!